timoni in legno, corde in fibre naturali, alberi possenti e leggeri nello stesso tempo. L'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare, torna a solcare i mari. Due anni di fermo per un ammodernamento tecnologico, per renderla quello che è, la signora delle grandi navi nazionali, con un cuore in una storia che compie 85 anni e si slancia nel futuro più avanzato. L'Amerigo Vespucci, attraccato a Riva San Biagio a Venezia, quinta tappa di un Giro d'Italia per mostrarsi proprio agli italiani. È arrivata alle 8 in una mattinata assolata e subito ha catalizzato l'attenzione di turisti e veneziani, pronti a mettersi in fila per salire a bordo. Qui su questa nave abbiamo questo connubio che si può vedere camminando semplicemente sulla coperta. Ci accorgiamo di questa straordinaria simbiosi fra la tradizione e l'innovazione che a noi piace portare avanti. Stiamo andando nel futuro, noi siamo al passo col futuro, però è sempre importante conservare le tradizioni, soprattutto quando, come tutti i marinai, devono affrontare il mare. C'è bisogno di sapere con chi si ha a che fare, conoscere l'ambiente in cui si opera e affrontare le cose con professionalità. La Vespucci non è solo una nave scuola, è simbolo dell'Italia nel mondo e non a caso il veliero che vuole traghettare le Olimpiadi 2024 a Roma. Una rotta ambiziosa che a Venezia è stata esemplificata da due olimpionici di scherma, Andrea Borrella e Francesca Bortolozzi. Noi siamo molto attenti a questo aspetto, per noi è importantissimo. Abbiamo appena tra l'altro affrontato due anni di lunghi lavori per riportare questa nave al massimo splendore e siamo stati attenti a tutti gli aspetti ambientali, a partire dal nuovo motore, dai nuovi diesel generatori, il trattamento dei rifiuti, e abbiamo creato una nave che è in grado di muoversi sul mare con un bassissimo costo e molto attenta all'ambiente. E questa cosa qua la facciamo promuovendo queste iniziative con tutti i nostri partner storici. I giovani vogliono arruolarsi in questa nave scuola? I giovani sono qua molto entusiasti, vengono tutti volentieri, per loro è un sogno essere imbarcati su questa nave, come comunque su tutte le navi della Marina Militare Italiana, ma è qui che nascono gli ufficiali del futuro e per noi è un orgoglio, noi ufficiali di bordo, essere qui a insegnare loro come crescere e come portare avanti la loro professione. Una grande nave, una vera grande nave, a dispetto di quei giganti del mare, quei parallelepipedi mastodontici che continuano a passare in bacino San Marco, navigando nelle acque di un decreto mai applicato e di un canale da scavare che non si sa quale sia. Un contrappasso tra un veliero che coniuga rispetto dell'ambiente e modernità e le navi da crociera che tutti vorrebbero e non vorrebbero allo stesso tempo.